Con questa attenzione e questi interventi sul centro storico chiaramente miriamo a dare un volto nuovo a Piazza Fecino, ma non solo, perché poi gli interventi di riqualificazione interesseranno anche la pineta del Puglia, quindi la via d'accesso al nostro centro storico. L'obiettivo è quello chiaramente di rendere il centro storico più gradevole, più accogliente e di permettere anche appunto di essere un luogo attrattivo anche ai fini turistici, ai fini anche degli insediamenti commerciali. Crediamo molto che nel centro storico quale punto di ripartenza, quale fulcro per ridare vitalità al nostro territorio, e quindi siamo intervenuti in maniera importante sia nelle opere pubbliche ma anche con un'attenzione che va al di là delle opere pubbliche, in quanto miriamo alla sicurezza, quindi attraverso interventi di videosorveglianza, andando a coprire quelle aree che nella passata stagione ci sono state indicate come di maggiore attenzione, e anche per dare, come dire, una regolamentazione nuova al centro storico, sul modo in cui si vive nel centro storico, quindi attraverso regolamento che vedrà la luce nei prossimi mesi e sarà sottoposto al Consiglio Comunale, che riguarderà appunto il decoro e la parte pubblica nel centro storico.